Buongiorno, oggi siamo con Antonio Guerricchio, presidente di Federfarma Basilicata. Salve, grazie per essere nostro ospite. Buonasera a lei, grazie Ecco, dottor Guerricchio, le farmacie continuano a salvare vite umane. Proprio nei giorni scorsi si sono verificati due episodi nel Materano che hanno visto protagonisti i farmacisti del posto. Può raccontarci cosa è successo? lei. Certamente, raccontiamo due episodi, ma non sono gli unici. Che caratteristiche hanno questi due episodi? Uno si è verificato in città, l'altro in un piccolo paese della provincia. Uno è interessato un giovane di 19 anni, l'altro è interessato una persona più anziana. Nel primo caso avevamo dei dolori al petto, ma avevamo anche uno stato in un certo senso influenzale. E grazie all'elettrocardiogramma, perché in parte il medico di famiglia, in parte i familiari si erano preoccupati di questi dolori, l'elettrocardiogramma era molto alterato, per cui chiamato il 118, ricoverato in UTIC, e a stamattina il ragazzo è ancora ricoverato, sono passati ormai 8 giorni, diagnosi di miocardite. Nell'altro caso un episodio di grossa fibrillazione atriale da parte di un signore più anziano. Quindi due situazioni diverse, due età diverse, e questo per dimostrare che cosa? Per dimostrare che la farmacia comunque rimane un punto importante per il cittadino, soprattutto poi nei piccoli paesi della provincia, quali sono quelli del nostro entroterra, dove sicuramente non c'è un ospedale a pochi chilometri di distanza, dove anche la guardia medica non è provvista negli orari in cui c'è, non è provvista delle attrezzature adatte. Quindi ben venga da parte delle farmacie l'aver sposato questi servizi di telemedicina, e devo sottolineare come nei prossimi giorni partiamo con la sperimentazione della farmacia dei servizi in Basilicata, che vedrà coinvolte circa una novantina di farmacie. Quindi 90 presidi sparsi sul territorio regionale, che ha una orografia particolarmente impervia, che consentiranno in molti piccoli paesi sperduti di avere la farmacia, che tra l'altro ricordiamo mediamente è aperta dalle 8 alle 10 ore al giorno, ma il farmacista del piccolo paese sa benissimo, lo insegna lui a me, che è disponibile H24, essendo l'unico presidio sanitario sul territorio. Quindi farmacie pronte anche alle emergenze, in questo caso di carattere cardiologico. Perfetto, come evidenziava anche lei all'inizio, questi sono solo gli ultimi due episodi per ordine di tempo, ma ormai è quasi all'ordine del giorno che vi troviate in situazioni del genere, quindi questo evidenzia ancora di più quanto sia importante per voi l'avere questi servizi di telemedicina in farmacia. Certamente, quando capitano episodi del genere, che poi vengono ripresi dai media, è inevitabile che qualche collega dica: "Ah, ma è successo anche a me, ah, è successo anche a me." Certo, ormai in un certo senso spiace dirlo, ma è una realtà. Gli episodi del genere se ne verificano quasi, non dico quotidianamente, ma molto molto spesso all'interno delle farmacie. Sempre di più la popolazione ha capito che in farmacia trova questo tipo di servizi, e quindi vi accede tanto per una normale routine di controllo, tanto nei casi di emergenza, come dire, vede di buon occhio e si sente risollevato dal sapere che può usufruirne in maniera pronta, con delle refertazioni in remoto fatte da centri specialistici, e quindi di una accortezza e di una serietà invidiabili. Soprattutto se parliamo anche di episodi accaduti in piccoli paesi, non in centro città, in cui è ancora più complesso, diciamo, ricevere un'assistenza sanitaria.
Certamente, certamente. Poi comunque all'analisi elettrocardiografica naturalmente seguono sempre dei momenti di tensione, anche perché soprattutto poi nel piccolo paese l'arrivo del 118 non può essere tempestivo come quello che avviene in città, però è già un gran passo avanti quello di poter accedere a una struttura di un presidio sanitario sul territorio, qual è la farmacia. Perfetto, dottor Goriccio, la ringrazio per averci portato la sua testimonianza e appunto per aver evidenziato ancora di più l'importanza del ruolo delle farmacie anche in questo contesto. Grazie, grazie a lei, e buon lavoro. Grazie, buonasera.